regole che ci sono concesse appunto della teleradio cronaca di un evento internazionale, quello che sta succedendo a Mosca in questo match di Europa League che finora ci ha consegnato un primo tempo brutto, un primo tempo anche sfortunato da parte del Napoli, letto male, con i russi che con doppietta di Soboliev sono avanti 2-0. Il primo gol che è venuto fuori dopo 4 minuti per la concessione di un calcio di rigore per un intervento dubbio, ritenuto poi falloso dall'arbitro di Lobotka, su Promes, calcio di rigore che è stato realizzato da Soboliev. Poi la partita si è messa dalla parte del Napoli, nel senso che la squadra di Spalletti, che lo ricordiamo è falcidiata da infortuni e indisponibilità, ha preso il pallino del gioco in mano, ha avanzato nettamente il baricentro, ha avuto due grossissime occasioni. La prima di Elmas con una parata provvidenziale del portiere Selakov, portiere dello Spartak, che poi si è superato qualche minuto più tardi, ancora una volta, su Zielinski a distanza di pochi metri. Sembrava dovesse arrivare il pareggio del Napoli da un momento all'altro, e invece, ancora una volta, con la complicità di una lettura della fase arretrata completamente sbagliata ed eccessivamente disponibile, nell'ordine Mario Rui che ha consentito il cross da sinistra, Koulibaly che si è fatto scavalcare dal pallone e il colpo di testa del solito Sobolev, non c'è stato niente da fare per Meret e così quasi in prossimità del fischio finale del primo tempo, lo Spartak o Spartak come è giusto dire si è ritrovato in vantaggio di due reti, quindi 2-0 in favore dei russi. Ricordiamo che a sorpresa, Spalletti aveva lasciato fuori Fabian, scalando Zielinski e schierando, varando un attacco composto da Dries Mertens, impiegato da sottopunta sostanzialmente, e Petagna. C'è Juan Jesus in luogo di Rachmani, al fianco di Koulibaly, e proprio di Juan Jesus ora una lettura faticosa che consente la ripartenza dello Spartak, poi interrotta da Zielinski. Il Napoli di spazio ne ha avuto anche tanto. Vi ho ricordato già delle due limpidissime occasioni di Elmas e di Zielinski che hanno esaltato tuttavia la risposta del portiere dello Spartak, però lì dietro incredibilmente si fa fatica, rispetto a quello che era stato il trend iniziale di questa stagione che aveva esaltato proprio i numeri della fase difensiva. Oggi il Napoli concede troppa libertà agli attaccanti avversari, ne è dimostrazione il gol del raddoppio dello Spartak con Soboliev che praticamente è saltato da solo, colpevole anche Koulibaly nella circostanza, e dunque 2-0 con il Napoli che ora andrà a battere un calcio di punizione all'altezza della tre quarti campo. Sono trascorsi soltanto 3 minuti dall'inizio della ripresa, punizione che è andata a conquistare Lobotka che si è disimpegnato abbastanza bene nel primo tempo, però è tutto, è l'organico, ecco, è sostanzialmente di gruppo che il Napoli ha ceduto il passo finora ai russi. Mi ha raggiunto anche Salvatore Cajazza che tra pochissimo si accomoderà al mio fianco. Non so se abbiamo già un telespettatore in linea. Sì, perché intendiamo tenere aperte le linee per commentare insieme a voi quanto succederà in questi secondi 45 minuti e poi per vivere insieme naturalmente la fase più calda che è quella del commento. Attorno alle 18 vi preannuncio che ci collegheremo anche con il direttore del Mattino Federico Monga per presentare l'iniziativa del Mattino relativa al nuovo libro in edicola gratis domani con il quotidiano Città Maradona, Diego c'è. Allora andiamo al telefono, vediamo chi ci ha raggiunto. Pronto? Io da Trieste, vado bene? Carissimo Mario, ben trovato, buonasera. Ciao, ciao Silvia, buonasera a te. Non so se piangere o ridere, non lo so, non ho proprio idea. Vedendo sta partita, ma c'è questi il centravanti, questo se giocasse sempre contro il Napoli, vale sui Soboliev. 180-200 milioni praticamente. Se gioca solo e contro il Napoli. Però Allora, non credo troverebbe sempre difese così disponibili. ma no, ma, cioè, ma veramente, vabbè, lascia perdere, andare quello che va tutto storto, porca miseria. Cioè, noi tiriamo, chissà, fanno due tiri in porta, vabbè. Allora, Silver, allora, prima di tutto, non so se gliel'hai fatto tu, io l'ho fatto stamattina su Messenger, gli ho fatto gli auguri a Valerio, gli hai fatto gli auguri oggi al suo compleanno? Ah no,
Attenzione, aspetta, aspetta, c'è il gol del Napoli che probabilmente sì, no, sarà rivisto. No, è annullato, annullato. Sì, perché vabbè, posizione fuori gioco di Di Lorenzo. Eccola, vabbè. No, io sto vedendo che chiaramente arrivo dopo qualche minuto, perché non so dove sto, ma sto vedendo la partita, ma in due minuti dopo. Allora, ti stavo dicendo, fai gli auguri a Valerio, pensavo che tu lo sapessi e lo invitassi oggi, però non lo sai, e quindi va buona così. Devo dirti la verità, non so cosa dirti, sono proprio incasinato questo Napoli, proprio mi fa... c'è da domenica con tutti questi infortuni che stiamo avendo, è un casino, non so come andrà a finire. Io ti posso dire una cosa, noi avremo Osimhen, secondo me a febbraio non andrà a fare la Coppa Africa come minimo, ma non l'avremo neanche per marzo, secondo me, come stanno le cose. Ci vorrebbe comunque un centravanti, a meno che non mi inventi Ambrosino, il ragazzo della primavera, che è forte proprio davvero, ma come ha messo, come si chiama là, Mourinho, ha messo quel ragazzo di 18 anni, ma non potevamo mettere pure noi a sto ragazzo Felix, in squadra. Intanto ti preannuncio che c'è il check, stanno rivedendo al VAR l'occasione che aveva portato al gol di Di Lorenzo. C'è tutta l'ansia di Rui Vitória, che è l'allenatore dello Spartak, che dovrebbe avere poche ore ancora a sua disposizione, perché impredicato di sostituirlo è Paolo Vanoli, ex terzino sinistro di spinta molto forte del Parma, della Fiorentina e anche della nazionale italiana. Non l'ha toccato sul cross, se non l'ha toccato Petagna, che era là a mezzo, allora è valido. Se l'ha toccato il nostro giocatore, allora non è valido il fuorigioco, ma se l'ha toccato un difensore dello Spartak, il gol dovrebbe... non lo so, ancora deve far vedere nessun replay. Noi lo stiamo vedendo ora, questo replay che sta scorrendo, secondo me l'ha toccata, l'ha spizzata proprio Petagna per Di Lorenzo. Se l'ha pigliato lui, allora no, dovrebbe essere fuorigioco. È infatti confermato è fuori gioco, quindi gol annullato al Napoli, si è già ripreso 2-0. Comunque non ti ripeto, qua non si sa se piangere o ridere, comunque devo dire la verità, perché non so, veramente è un casino. Fate la pigliata? Sì, la pigliata, sì, fidati di quello che ti racconto. No, sto guardando adesso in ritardo di qualche minuto da te, ma l'ha preso, sì, no, infatti qua davanti Petagnone peccato, però tra virgolette ti ripeto, io metterei Ambrosino arrivato a sto punto, perché Mourinho ha messo sto ragazzo, gli ha tirato le castagne al fuoco, ma perché non lo facciamo noi ragazzi di 18 anni di farli giocare, li buttate in banchina, può metterlo in mezzo, che te frega, tanto c'è un nero alla mezzanotte, un po' venire. Va bene Mario, raccolgo questa tua idea, che è anche un appello. Fa gli auguri a Valerio. Bravo, grazie per avermelo detto, proviamo a raggiungerlo in diretta Skype, anzi salutamelo, perché visto che ormai non credo che prenderò un'altra volta la linea. Va bene. Saluto a Cagliazza, ciao. Ciao, un abbraccio Mario, Cagliazza è qui in piedi. Ragazzi, noi siamo TV Verità, salva, passa, vatti a sedere e non c'è problema. Vedi che c'è anche il mio smanicato sulla sedia, quindi devi trovargli una sistemazione. Perfetto, buonasera Salvatore, buonasera, ben trovato. Tutti. Hai visto che ti salutano anche senza vedermi. I telespettatori che non ti hanno ancora a tiro. Comunque, Massimo Moccia è demoralizzato, è finita la luna di miele con Spalletti, inguardabili, banda di somari, non ne azzeccano una, Spalletti ha finito e si sapeva. Ma siamo seri? Ma se andrei cauto, dai ragazzi... È una partita nel freddo di Mosca, la neve, una squadra rivoluzionata anche a centrocampo, senza Fabian, con Lobotka, Elmas e Zielinski, un attacco inedito con Mertens alle spalle di Petagna, quindi una difesa comunque cambiata con Juan Jesus e Koulibaly, quindi le difficoltà ci sono. Perché ci sono evidenti, però prendere gol dopo 60 secondi su un calcio di rigore, sinceramente da quando conosco il calcio l'ho visto poche volte, forse mai, che dopo 60 secondi si fischia un calcio di rigore, alla Juve. Forse alla Juve, a prescindere dal tocco di Lobotka, però sinceramente mi aspettavo di più dal Napoli in questo momento, anche in occasione delle
delle azioni da gol, no? Quella di Elmas e quella di Zielinski. Soprattutto quella di Zielinski, con le sue qualità non può sbagliare. Ma i portieri si stanno esaltando. Tutti contro di noi. Questo è un ragazzo che ha preso il posto del precedente, che aveva preso 7 gol dallo Zenit di San Pietroburgo, e a quanto pare il tuo amico Rui Vittoria ci ha visto giusto. Rui Vittoria c'ha la vita breve, a quanto pare, a prescindere da questa partita, perché poi per il club conta soprattutto il campionato, dove stanno facendo brutte figure. Ma questa è una squadra che purtroppo si esalta con il Napoli. Mario Rui, ho sentito accusare Mario Rui in auto mentre venivo qua, ma è un po' tutta la squadra, anche Koulibaly che salta a vuoto, e sinceramente anche Meret poteva fare di più, secondo te? È sul suo palo, quindi secondo me qualcosa in più avrebbe potuto fare. Sai qual è il rammarico? Che anche questa sera, quando siamo giunti comunque al 56esimo minuto, si gioca abbondantemente, solo l'11esimo della ripresa e c'è tutto il tempo. Vi voglio ricordare anche che con il Leicester lo Spartak era avanti 2-0 e poi ha perso 4-3 alla fine. Non sempre va così. Però voglio dire che il Napoli nella parte centrale del primo tempo ha letteralmente schiacciato i russi, ha dominato. I russi non venivano fuori dalla propria metà campo. Se hai quelle occasioni da gol, devi fare gol. Silver, ma sai che cosa? Che non riescono a trovare sinceramente i passaggi, la linea di passaggio è sempre occupata da... C'è un telespettatore che mi ha scritto che faceva i complimenti ad Elmas, ma non ti ha convinto, Elmas? No, ma non mi sta convincendo nessuno, sinceramente. Né Elmas, né... Lobotka e tantomeno Mario Rui, ma tantomeno Koulibaly. Sinceramente non mi aspettavo un'uscita a vuoto del genere, a prescindere dal cross di Moses, che quando vede Mario Rui anche lui diventa un fenomeno. Scartato dall'Inter, scartato dal Chelsea quando c'era Lampard, viene allo Spartak Mosca, vede il Napoli e fa il fenomeno. Sì, è così. Andiamo al telefono. Pronto? Oltre la morte Napoli. Caro Ernesto, come stai? Buonasera. Tutto bene. Allora, partita di stasera vergognosa. C'ho la televisione accesa, ascolto te per PC e vedo la partita in TV, perché senza il Napoli non ci riesco a stare. L'hai cantata, l'hai intonata. Per me il rigore non è così netto. Portiere loro che si chiama Kulovic, 1-2, ti voglio fare una grande critica come sempre. Vai! Perché non, noi tifosi che paghiamo abbonamenti allo le partite allo stadio, gli abbonamenti di TV, non possiamo criticare i giocatori? Insigne, io non ce l'ho con Insigne. Domenica sera è stato vergognoso, lui come qualcun altro. Cioè, noi tifosi abbiamo tutto il diritto, lo fate voi giornalisti, perché se ti metti a leggere su internet, partendo dai giornalisti del nord a quelli di Napoli, criticate a tutti, lo facciamo noi tifosi, o i giornalisti fate i pazzi, io questo non lo ammetto. No, non ce lo conti, no, in generale. lo so. No, faccio una mia considerazione, perché proprio stamattina ci pensavo. Ernesto, cioè, critica è critica. Allora, si può criticare una prestazione poco felice. E sono d'accordissimo con te, perché guai pensare soltanto di poter togliere anche questa possibilità, questa chance, questa opportunità al tifoso che, come noi giornalisti, guarda la partita e valuta. Poi c'è una critica che è subdola, cioè che non è la tua, perché tu hai il cuore azzurro, quindi nel caso tuo parla il cuore. C'è una parte della critica che è subdola, che è poco pulita, che vuole arrivare esprimendosi a qualche risultato, a qualche obiettivo. Quella critica non è condivisa, perché... Ma quindi non sono tifosi. Appunto, e bisogna stare molto attenti, perché io non vedo... Allora, il Napoli va a San Siro, perde la partita e la colpa è di Insigne. Il Napoli vince una grande partita, magari Insigne fa doppietta, magari Insigne fa due assist e vince il Napoli. Allora, ci vorrebbe sempre il giusto equilibrio. Io concordo perfettamente, perché per me domenica l'abbiamo persa per colpa dell'allenatore, perché se fai cambi prima, perché io ho detto se entra il pallone di Mario Rui col colpo di testa, il Napoli la partita la vince l'ultima. Poteva anche vincerla. È un mio pensiero, poi non lo so. Poi il signor Lozano che dice che vuole andare in una grande squadra, ma quello è vergognoso.
non punta più un giocatore. Non lo so se è impressione mia o no. Allora Cagliazza ha fatto bene ieri sera che gli ha tirato le orecchie. Non lo so, ieri sera purtroppo non ti ho visto. È perché dovevi vedere la grande partita di Stamford Bridge, di la verità. No, sinceramente. Quel 4-0 dovevi vedere. Ti dico la sincera verità. Sì. Ieri sera ho visto un demanda, la terza e la quarta puntata di Comurra, sono sincero. Vedi, però se avendo on demand te la potevi vedere pure dopo aver visto Ne parliamo il martedì, Ernesto. Sinceramente mi era passata di mente. Poi Silver, te raccomando martedì. Sì, non ti preoccupare. Io ti dovrei cercare un piacere personale, sì. Privatamente, come devo fare? Ma basta. Io ti ho scritto sulla pagina Instagram tua un messaggio, però non so se l'hai letto o non l'hai visto. Allora, guarda, aspetta, ti do una notizia, poi dopo continuiamo. Stasera in punto centrale con Tony Iavarone, lo sai chi c'è qui in studio? Chi è? Via Skype, naturalmente, scusate. C'è Salvatore Esposito. Quindi, tanto per ricollegarti un attimino a quelli che sono gli argomenti. Attenzione, che è successo, Ernesto? Stava segnando il Napoli, che ha tolto dalla porta il portiere. Ah. E allora siamo noi in ritardo rispetto al tuo segnale. No, quello è il portiere che ha ragione, che c'è un po', cioè, quando vede il Napoli c'è anche un culo questo. Tremendo, consentimelo, Salvatore. No, non lo dico io, lo dici tu. No, io mi assumo la responsabilità. No, ma non ci sta nessuna responsabilità, è che in televisione certe cose non si dicono, tu le puoi dire. Ah, è abusare. Allora Silver, come devo fare? No, Ernesto, vado subito su Instagram, perché evidentemente nella posta... Ho scritto un messaggio, non è niente, non sono soldi, non è niente, è un piacere che ti voglio chiedere. Salva, digli un po'. Non ne parlo in televisione, te lo leggi in privato e poi mi rispondi. Incredibile, ora stiamo vedendo l'occasione che ha avuto il Napoli. È perché il primo tempo, i due tiri di Lozano. Certo. Comunque, allora io ti rispondo su Instagram e ti giro il mio numero di telefono. E sì. Sui soldi gli rispondi tu? No, non mi servono soldi, fortunatamente. È l'ultima cosa sulla faccia della terra. Vabbè. Ti ho scritto cosa mi servirebbe da te, se lo puoi fare. Ok, va bene, va bene. Io ti ringrazio, ti auguro una buona serata. È sempre forza Napoli, anzi... Oltre la morte Napoli. Sì, è buono questo tuo motto, lo sposiamo. Ciao Ernesto, grazie. Gol! No, ha segnato il Napoli. È Masso. Ha segnato il Napoli, perché noi abbiamo un segnale che è leggermente in ritardo. No, forse lui sta guardando Sky, sicuro. Sì, sto vedendo Sky io. Ok. Ah, boh, vi chiedo scusa che ve l'ho spoilerato. No, ma niente, l'importante è che ha segnato. Ha fatto bene, ma Ernesto, è buono? Oltre la morte Napoli. È buono? È gol, gliel'ha dato? Sì. Perché dobbiamo ancora arrivarci noi. Va bene. Ciao, buona serata. Ciao Ernesto. Grazie. E ci va ancora di lusso, perché io ricordo che una precedente partita, eccola. Questa è l'azione del gol. Secondo me la possiamo anche raccontare, non si offende nessuno. Una ripartenza... palla di Lorenzo per Lozano, testa e gol. È gol di Elmas, vedi? Di testa, una bella ripartenza veloce del Napoli che accorcia. Voglio dire, comunque nelle azioni del primo tempo e in quella prima di Mertens, sinceramente ci voleva riaprire questa partita, anche in virtù, Silver, di quello che è l'autostima di questa squadra, perché la sconfitta di Milano lascia un segno importante, anche in virtù di quelli che sono stati gli infortuni di Osimhen. Hai visto che ha fatto il cross? Di Lorenzo Lozano. L'ha fatto di Lorenzo con il mancino. Devo dire, tornando domenica contro l'Inter e anche a questa sera nel primo tempo, le due azioni che sono che Napoli ha fatto e che stava pareggiando già nel primo tempo arrivano tutti dalla destra, tutti da Lozano, e la stessa cosa è successa anche a Milano. Non capisco perché non si gioca di più su Lozano. È vero. Non riesco a capire. Voglio ammettere che con Insigne, diciamo, la catena di sinistra va valutata di più, però adesso che non c'è Elmas che si intercambia con Zielinski, secondo me un pallone in più al messicano bisogna darlo. Chiamiamo qualcun altro, facciamo parlare qualcun altro che ci anticipa
il gol, così a patto che stiano seguendo Sky, perché da zona, perché se seguono da zona come noi diventa, arriviamo dopo, diventa, però tu hai detto una cosa importante e mi trovo d'accordo. Io ti dico che secondo me ci sono state delle critiche eccessive a Lozano, perché Lozano comunque palla ha preso, l'ha messa tutte e due al centro e le ha messe bene, bene, e le ha messe bene, e poi dopo si vuole, secondo me l'errore qual è? Di cercare per forza il capro espiatorio, cioè uno che abbia le colpe, sì, di tutti quanti. Ma non c'è il capro espiatorio. Non c'è. Non c'è il capro espiatorio, perché questa è una squadra che ha perso una partita dopo 12 turni, dopo 10 vittorie e 2 pareggi, e siccome le partite durano 98 minuti la stava anche pareggiando, nonostante non si fosse espressa ai massimi livelli nella parte centrale della partita, dove l'Inter, bisogna dirlo, ci ha fatto soffrire, ci ha messo in mezzo, ha sfruttato bene gli spazi che si venivano a creare grazie a Barella, e devo dire, ripeto, forse qualcuno ieri sera non mi ha sentito, lo ripeto adesso e anche dopo, non mi convince questa storia che Bastoni va via dalla nazionale, arriva e Zielinski calcia alto, secondo me sul Cremlino ha calciato, perché se stava allo stadio Maradona, diciamo a Piazzale Tecchio, qua ha calciato sulla Piazza Rossa. Ah, brutto, proprio, brutto male. Proprio. Eppure era solo. Però non bisogna, era un pallone facile. Voglio dire una cosa, perché bisogna anche mettere in preventivo il campo, caro Silver, perché questi lo conoscono bene. Sì. Il Napoli non riesce a prendere le misure perché questo è un campo ghiacciato, c'è stata una bufera di neve, hanno dovuto spalare il campo per poter permettere di giocare questa partita, quindi è sempre una trappola, Mosca, sempre una trappola. Ma fin dai tempi di Diego, che bella palla questa, sin dai tempi di Diego. Comunque Di Lorenzo sta facendo un partitone, primo tempo un po' sottotono, guarda chi gli ha dato la palla. Lozano in una posizione diversa. Vabbè. Allora, vediamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, io credo che Napoli stasera avrà occasione per fare la scopa 3-2 del Napoli. Speriamo, che poi voglio valutare pure la situazione di Victor Osimhen del Napoli, invece Victor Osimhen alla Venezia con lo scambio dell'attaccante. Non ho capito, Victor Osimhen. Il Napoli darebbe Victor Osimhen per lo scambio di un giocatore del Venezia in Napoli. Capito? Quello in Napoli si fa qualche scambio. Cioè cosa vuoi dire? Che al posto di Osimhen deve arrivare qualche altro attaccante? Sì, poi. Dal Venezia. Durante la partita. Il Napoli ha messo sempre in portinale, fare poco di cambi. Mamma mia. No, non si possono perdere palle sulla linea. Intanto lo Spartak ha avuto un'occasione. No, ha perso non so chi ha perso palla quello, al limite dell'area. Poi se Napoli trova, io nell'esempio, se fossi Spalletti fare uno scambio di Spartak a Mosca, Insigne per un giocatore dell'attaccante di Spartak a Mosca. Quindi a te piace proprio fare gli scambi? Sicuri nei panini. Allora grazie mille. Non possiamo fare nessun scambio con Insigne, ciao. Perché fra poco, tra un mese e mezzo è libero, non e è più del Napoli e fa quello che gli pare. Ma c'è qualche causa le sue storie con il mio per il Napoli, io lo fare lo stavo rispetto a Mosca. Grazie, buona ciao, ciao Napoli. Salvatore, ciao, il Napoli sta attaccando, forse c'era fallo. Rivediamo un attimino di Ayrton ai danni di Di Lorenzo, e poi c'è stata una conclusione. Di Lorenzo sta giocando da solo, sì. Chissà, no, l'intervento era su Lozano, poi ha tirato Di Lorenzo con il mancino e non ha inquadrato lo specchio della porta. Palla ferma, hai visto? E non di molto, ha calciato anche bene Di Lorenzo. Io credo che Napoli, che minuto siamo? 20 minuti, mancano 20 minuti, credo che Napoli possa, noi 20 minuti, agli altri Sky magari un 17. Magari sta vincendo 3-2, non lo sappiamo. Al telefono, pronto? In linea e li ascolto, e poi abbasso la voce perché lo so, sto fatto, si parla solo dal telefono, è giusto?
Assolutamente giustissimo. Infatti, questa è una lezione da fare a chi? Altri. Agli altri, bravo. Grazie, allora resto in linea. Buonasera. No, ci siamo, puoi parlare. Sei in diretta già da un po'. Ah, chiedo scusa. Ma per carità. Scusa. No, è stata una lezione per tutti per quelli altri. Che non fanno mai queste cose. Napoli gioca, ragazzi. Sì. Come ti chiami? Io mi chiamo Alfonso, insomma sono un po' là negli anni, quindi un po' di esperienza no. Ho fatto degli interventi anche ad altre emittenti e voi siete fra i miei giornalisti preferiti, Mele e Cagliazza, perché siete onesti, non vi vendete e non le cose non ve le tenete fra i denti. Che dire, pare che la fortuna ci sta girando un po' con le spalle, ma succede nella vita come nello sport, quindi dobbiamo tenere duro. Poi per quanto riguarda i tifosi, questa annosa questione, purtroppo Napoli non ha santi in paradiso. Lei, Cagliazza, Del Genio e pochi altri ci difendete con i mezzi che potete, perché là ci sta una Sky, ci sta una Mediaset, ci sta una Rai e quindi noi non siamo amati anche a livello degli arbitri. E vorrei dire che alcuni giornalisti napoletani che riescono ad andare a queste grandi emittenti perché loro fanno un poco, cioè ha capito, loro non aggrediscono, stanno lì quieti e perciò resistono in queste grandi reti. Ma noi preferiamo voi di gran lunga, perché e quindi a un certo punto vi voglio ringraziare di quello che fate e speriamo che passi questo momento negativo, perché ci stanno tutti gli occhi addosso e pare che la fortuna ci sta girando un po' con le spalle. Grazie e buon lavoro. Ma grazie di cuore a te Alfonso per le belle parole che hai speso. Ciao Alfonso. Grazie. Noi abbiamo il break pubblicitario, quindi poi di rientro raggiungeremo via Skype il direttore del Mattino Federico Monga, nella speranza che il Napoli possa trovare il gol del pareggio. Pubblicità. Eccoci, rientriamo in diretta, sono le 18 e quasi 8 minuti, a Mosca nevica intensamente, siamo al 76esimo, il Napoli spinge a testa bassa, ha avuto anche qualche altra occasione pericolosa per poter centrare il gol del 2-2, ma la partita è vivissima, così come il Napoli, ci sono scintille anche tra alcuni calciatori, particolarmente vibrante è anche Juan Jesus che sta interpretando così come si attendeva, ecco, di personalità la sua prestazione in un momento molto delicato, perché il Napoli purtroppo denuncia la mala sorte in questa fase della stagione, perde tempo, prende il suo tempo il portiere dello Spartak che finora è stato determinante a difesa del risultato, dunque Russi ancora avanti 2-1, però il Napoli ci prova e ci proverà fino alla fine. Andiamo nella redazione del Mattino, lo facciamo per salutare il direttore Federico Monga. Buonasera direttore, ben trovato, grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie per la disponibilità, qui con me c'è anche Salvatore Cagliazza e andiamo a ricordare insieme ciò che non possiamo non ricordare naturalmente. Un anno senza Diego Armando Maradona, tra pochissimo con tante icone anche a rendere ancora più forte e vivo il suo ricordo in prossimità dello stadio che lui ha reso eterno. E un anno senza Diego, ma Diego c'è e questa è sostanzialmente l'iniziativa del Mattino, domani in edicola, Diego è vivo e una retrospettiva, un racconto lungo e come al solito emozionantissimo delle tappe che hanno reso eterno anche in questo caso il binomio Napoli-Maradona. Eh sì, è molto emozionante perché è un ricordo che avviene attraverso delle testimonianze di non solo di sportivi, di grandi calciatori. No, noi siamo partiti da una considerazione. Abbiamo cercato di rispondere a una domanda: come mai Diego, nonostante il corpo di Diego non ci sia più, continua a vivere? Cioè può un uomo sopravvivere alla fine del suo corpo? E allora siamo andati a chiederlo a chi ha giocato con lui e contro di lui, no? Partendo dai numeri 10, i grandi numeri 10, Roberto Mancini, il commissario tecnico nazionale, che ci racconta le sfide con Maradona, racconta di aver ricevuto in dono l'ultima maglia di Maradona del Napoli, che però purtroppo gli è stata rubata. C'è il racconto di Gianfranco Zola, che
ricorda quando Maradona gli diede la benedizione di usare il suo 10. Poi ci sono i racconti dei suoi amici, di Daniel Bertoni, di suo figlio, di Diego Maradona Junior, di Fernando Signorini che gli è stato a fianco. Ma a tutti chiediamo perché Diego sopravvive, insomma, nonostante appunto sia il suo corpo non ci sia più. E in questi ricordi poi c'è Luciano Spalletti, ma ci sono tantissimi tifosi illustri, c'è un grandissimo scrittore come Maurizio De Giovanni che addirittura si immagina il Maradona ancora tra 50 anni, no? Il ricordo vivo di Maradona tra 50 anni, cioè Maradona come vivrà tra 50 anni tra di noi. E poi c'è un bellissimo, davvero bellissimo ricordo di Nino D'Angelo che racconta quella Napoli degli anni 80, che racconta come Maradona sia stato l'unico che sia riuscito a davvero in questi ultimi 100 anni forse ad unire tutte le Napoli. Sappiamo che Napoli è un caleidoscopio anche sociale e Maradona è stato forse l'unico che è riuscito a tenerle tutte assieme, a far incontrare tutte le Napoli. Sa cosa le racconto, direttore? Che l'ultima trasferta del Napoli di Maradona a Marassi fu ingloriosa per il risultato perché la Samp vinse 4-1. Ma lo sa lei che l'ultima maglia di Diego in trasferta del Napoli, che era maglia rossa, esatto, lo sa chi ce l'ha? Tony Iavarone. No, ce l'ha Tony Iavarone. Esatto, proprio quella? Però non lo so come gli sia arrivata, allora dovrà leggere poi il libro perché Mancini sostiene che gli è stata rubata in un trasloco, quindi insomma dobbiamo vedere, stiamo facendo uno scoop adesso e sarebbe bello poi che si incontrassero Mancini e Iavarone e discutessero di questa maglia. Ma non vorrei che Tony Iavarone facesse anche i traslochi in quel periodo. Eccolo qua Tony. Sono pericolosissimi i traslochi. I traslochi sono pericolosissimi. Senta direttore, se invece intanto il Napoli continua a spingere a testa bassa, se lo chiediamo a lei, perché e come Maradona, pur non essendo più tra noi qui, è invece così vivo e destinato a durare, a perdurare, a rappresentare tutto quello che lei ha raccontato poc'anzi? Ma io provo a spiegarlo nell'introduzione, poi è complicatissimo scrivere di Maradona, dire qualcosa su Maradona, perché è stato un personaggio che è stato talmente tante volte raccontato che è davvero difficile aggiungere qualcosa di originale. Io penso che Maradona sia ancora vivo nei nostri ricordi, ma sia ancora tra di noi, perché in fin dei conti Maradona non era solo un calciatore che faceva fare delle cose alla palla contro la fisica, non è colui che ha fatto vincere il Napoli due volte dove essere primi non era una cosa banale, non era mai avvenuto, ma non solo nel calcio, perlomeno erano tanti anni che non avveniva più. E perché in fin dei conti Maradona era poi quello che avremmo voluto essere tutti noi. Io credo che continui ad essere così perché era un po' l'illusione di tutto quello che noi vorremmo essere, in fin dei conti, compreso i vizi e i difetti, no? Perché in genere i miti sono su un piedistallo, no? sono quasi, quasi perfetti, invece lui era imperfetto, aveva molti difetti, no? E noi in questo ci identifichiamo e quindi insomma in fin dei conti Maradona era un po' anche l'illusione di quello che noi vorremmo essere. Io cerco di dare questa spiegazione, però la bellezza di Maradona, la grandezza di Maradona, che soprattutto a Napoli ciascuno dentro di sé ha un ricordo, uno spaccato di vita con Maradona, vero o aumentato che sia, quindi insomma questo credo che sia una delle giustificazioni. Va bene, appuntamento naturalmente in edicola domani, sì. Domani in regalo con il Mattino, Diego è vivo, a cura del nostro Francesco De Luca, capo dello sport, per la collana Ieri, Oggi, Domani. Insomma mi sembra di dire che nessuno come Maradona può incarnare davvero lo spirito di questa collana di libri del Mattino che ogni mese vengono regalati ai nostri lettori. Maradona è stato ieri e oggi, ma sarà anche domani. È incredibile come Mosca versante Spartak continui a dir male. Questo sì, perché ce la ricordiamo anche quella maledetta partita 0-0, se non ricordo male, poi i calci di rigori quando Maradona andò nella...
nella Piazza Rossa, sì, avvolto in una pelliccia, si fece aprire praticamente la Piazza Rossa, che era chiusa per la parata del Partito Comunista, e poi alla fine sembrava che quello che era impossibile invece era possibile per Maradona. Io ricordo che ci furono poi gli autoscatti, addirittura le fotografie con i soldati dell'Armata Rossa, insomma. Già lì, no, direttore, ci si deve rendere conto proprio della portata del fenomeno, perché altrimenti era un fenomeno davvero globale, tant'è che basta ricordare che purtroppo un anno fa, ce lo ricordiamo tutti chi lavora nei giornali, è stato l'unico evento globale planetario che per un giorno ha cancellato la pandemia dalla prima pagina. È verissimo. Dalle prime pagine di tutti i giornali. È verissimo. Direttore, grazie. Grazie, grazie, direttore. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie, a presto. Grazie a Federico Monga, direttore del Mattino. Niente da fare. No, Silvia, ti ricordi l'anno scorso eravamo via Skype in diretta e a un certo punto, sì, morì Maradona e ti dissi: scusami Silver, ma devo cambiare tutto il giornale, perché era intorno alle 7 del sì, pomeriggio, e eravamo neanche a farla apposta in diretta con Linea Calcio. Io credo che il racconto del direttore del Mattino sia il racconto un po' di tutti quelli che lo hanno vissuto e che non lo hanno vissuto, perché Maradona rispetto agli altri è amato anche da chi non lo ha vissuto, per esempio dai miei figli, ma dalle tue figlie, da tutti quelli che sono nati dopo l'epoca del settennato maradoniano in azzurro, dall'84 al 91. Quindi è un campione, è un giocatore, è un'icona che non morirà mai, è uno che secondo me farà la storia anche se non è vivo. Ammonito Spalletti intanto per qualche eccesso di protesta. Napoli sta spingendo, il Napoli spinge, cerca questo sospirato gol del 2-2, mi auguro che arrivi, anche perché in questo momento, al di là di quello che possono essere poi gli stati d'animo, Napoli merita il pareggio, perché nel secondo tempo sta giocando da solo e quindi secondo me... Scusami, ma anche nel primo tempo alla fine lo sì, Spartak, però hai sofferto, hai rischiato, e si è messo sto portiere Benedetto a metterci le mani ovunque, chissà come ha preso quel gol di Elmas. Mi auguro che il Napoli possa pareggiare, perché comunque lo merita. Tornando a Maradona, caro Silver, domani praticamente gli eventi si sprecano, sì, dalla statua di Domenico Sepe all'esterno del settore distinti, a linee dirette sulle varie televisioni, la presentazione di un libro dei giornalisti, diciamo, un po' cattolici, il Vangelo secondo Diego, che sarà presentato venerdì al Palazzo Reale, dove ci sarà comunque la presenza dell'ex cardinale Sepe, che ha scritto anche lui, lo stesso Maurizio De Giovanni, l'Università Vanvitelli che fa un convegno sui giovani d'oggi che pensano di Maradona, quindi è per non parlare delle TV nazionali, quindi è una riconoscenza importante per questo campione, e ci fa piacere che è passato per Napoli. Questa è la portata di Diego Armando Maradona. Questo è lo stesso fallo che Mario Rui fece all'andata, questo ha subito l'ammonizione e lui venne espulso. Turpin, questo francese, alla fine ha ammonito Sobolev, sì, che è l'autore dei due gol che consente allo Spartak di condurre. Sì, ma non ha fatto più nulla, però no. Lo Spartak, bisogna dirlo, niente. Siamo all'87esimo, cioè secondo tempo, non ha fatto un tiro in porta, sta giocando solo il Napoli. Perdere questa partita mi sembra un po' assurdo, però sai, ci può stare, perché comunque non c'è nessuno.
Il calcio è così, e quando poi le cose cominciano ad andare male, ed è Lo un so. periodo particolarmente difficile per il Napoli, per tutto quello che sta succedendo, pare non voglia smettere di piovere. È uscito di prepotenza dalla sua linea Koulibaly per armare questo tentativo con Lozano, che intanto è dirottato a sinistra, e il MAS che di generosità recupera un pallone. Si riparte sempre da Koulibaly, cui tocca il compito di impostare dentro, e niente, c'è stata un'incomprensione con il MAS, che non è riuscito ad arrivare sul pallone. Niente di fatto. Quando siamo giunti praticamente all'89esimo, il risultato è sempre di 2-1 in favore dei russi, che preparano l'ultimo cambio. Serata freddissima, con nevischio prima, poi nevicata anche abbastanza forte fino a qualche minuto fa. E il portiere dello Spartak, che è protagonista di questa, al momento di questa vittoria, così come Sobolev, si prende tutto il tempo di cui ha bisogno per rimettere in gioco la palla. E il Napoli è sempre in possesso del pallone e va ad impostare la trama. Purtroppo l'episodio del calcio di rigore dopo 2 minuti ti ha rovinato tutto quello che era la storia di questa partita, no? Quindi purtroppo è così, e quindi dispiace se Napoli, ci sono ancora 1 minuto di tempo regolamentare, Il recupero. poi ci sarà il recupero. Mi auguro che il Napoli possa trovare il pareggio, Il perché secondo cross di me Lozano, il colpo di un'altra parata testa ancora questo. di Elmas. Che si voglia dire, Elmas è per generosità sicuramente tra i protagonisti di questa partita. E spesso, sostanzialmente, con diversi match, quelli recenti che il Napoli ha giocato. Peccato, ancora una volta, il tuffo su cross di Lozano e il portiere dello Spartak, che ha negato la gioia del pareggio. Spinge ancora il Napoli, ancora da sinistra, con Lozano che questa volta tocca male per Dries, che era alle sue spalle. Può ripartire, può perfino armare la ripartenza lo Spartak, ma interrompe il gioco Koulibaly, che poi va a spingere ancora da destra. 5 minuti di recupero concessi da Torpen per vie centrali il Napoli, che deve per forza far girare palla, perché ci sono 10 giocatori dello Spartak a fare schermo e non c'è spazio. Si gira attorno anche Zielinski, viene subito braccato da due elementi in maglia rossa. Sfortunato il Napoli contro lo Spartak. All'andata per l'episodio di Mario Rui, dopo il vantaggio, e questa volta per il calcio di rigore incredibile dopo 60 secondi. È una sconfitta che si arriva, Silver, di sicuro non aiuta alla vigilia di un altro big match, che è quello contro la Lazio di Sarri, che nella conferenza stampa di oggi ha confermato i suoi lamenti. Gli voglio un mondo di bene. Però ha detto che questo giorno in più di riposo del Napoli vale il 33% sul computo totale. Quindi sinceramente sarebbe ora di smetterla da parte di Maurizio e giocarsi le partite senza difficoltà. Anche perché la UEFA questo prevede, che la squadra meglio piazzata debba giocare dopo. Quindi non possono giocare due squadre italiane nello stesso giorno a Mosca, neanche a farlo apposta. Il calendario ha previsto questo. Il Napoli sta perdendo questa partita immeritatamente, devo dire, dopo le azioni del secondo tempo, e personalmente non so quanti minuti mancano, ma non so se ce la fanno. Cartellino giallo ancora per un altro calciatore dello Spartak. Palla dentro per Elmas, che sta giocando praticamente a sostegno di Petagna. Sì, perché è uscito Dries. Niente da E si è fare. messo quel manone su Zielinski, questo che non si capisce. È la stessa cosa di Handanovic in occasione della parata su Mario Rui. E sinceramente dispiace perdere un'altra partita dopo quella di Milano. Mi auguro che ci sia ci sia un colpo di fortuna.
non lo so. Due minuti ancora da giocare, Lozano, sai, loro sono molto bravi a... No, diciamo che dopo il gol hai fatto il suo gioco, lo gioco dello Spartak, e quindi è così. E nel secondo tempo credo che dalle parti dei Meret non siano mai arrivati. Calcio di munizione, altra mezz'ora. Niente, a terra. Altro tempo che guadagnano, ormai ci siamo, è quasi finita la partita. Al telefono c'è qualcuno? Ah, intanto Promes era stato ammonito al momento del cambio. Pronto? Pronto? Niente, ci ha lasciato il telespettatore. Guardate la furbizia del calciatore russo che a terra sbircia la Chiellini tra le mani per vedere. Mi è piaciuto Turpin, perché avrebbe dovuto gestire diversamente il calcio di rigore, mi dispiace, ma poi caro Silvia, non so se hai visto, nel primo tempo c'è stato un fallo di mano reclamato dal Napoli che purtroppo la regia internazionale non ha mai fatto vedere, neanche il VAR è voluto intervenire, quindi non sapremo mai quale sia l'esito di quell'azione. È praticamente finita? Finita quasi, sì. Sì. È finita. Rimessa laterale in favore dello Spartak in zona d'attacco, con tutto il Napoli che è lì, sicuramente qualcosa bisognerà rivedere. Sentiremo Spalletti, dirà il secondo tempo sicuramente abbiamo fatto meglio, però... bisognerà rivedere comunque sulla fase difensiva. Conta il risultato e soprattutto adesso la classifica si mette un po'... Si riapre tutto. Cioè, non bisogna vederla, perché se avessi vinto sarebbe stata matematica la qualificazione. Ma siccome hai perso, non so adesso com'è la classifica, dopo magari la vediamo. Sì, la aggiorniamo. Ma c'è Arturo Minervini al telefono, con Arturo possiamo già aggiornare la graduatoria di questo girone che, in caso di vittoria, pensate un po' l'occasione, avrebbe lanciato già il Napoli agli ottavi di finale dell'Europa League. E invece... Arturo! Eccoci, buonasera. Buonasera a te. E anche a Salvatore. Ciao, ciao. Soprattutto a Salvatore. Bravo. Finita. È finita, 2-1. Senti, Arthur, ma ci sei per uno Skype? O no? 20 minuti di Skype li ho, perché poi ho la conferenza di Spalletti, se volete. Ma tra 20 minuti o subito Skype? No, adesso per 20-25 minuti ci sono. Va bene, allora dammi solo ora, se ce l'hai sotto mano, il dato della classifica aggiornata. Ce l'ho perché me l'ero preparato e mi stavo ascoltando. Sì. Spartak Mosca va a 7 punti, quindi è primo nel girone, incredibilmente. Con Napoli a 7, però ha il vantaggio della doppia vittoria. E poi c'è il Legia a 6, Leicester a 5 punti. Io adesso non so domani per quale risultato dobbiamo tifare, onestamente. Faccio fatica perché è ingarbugliatissima la situazione. Sì. Quello che sappiamo è che, adesso non vorrei fare errori grossolani, ma in caso di vittoria del Napoli sarebbe comunque sicuro di passare il turno. Perché se il Napoli vince va a 10. Anche se domani il Leicester batte il Legia, il Leicester va a 8, quindi il Napoli lo sorpassa. Se il Legia domani vince sul campo del Leicester va a 9. Esatto. Però a quel punto dovrebbe battere lo Spartak. C'è una combinazione che secondo me ci può penalizzare. Perché in caso di arrivo a 10 punti di Legia, Napoli e Spartak Mosca, il Napoli è secondo. Forse il Napoli ha il vantaggio con Legia, sì, però è secondo con lo Spartak. È veramente complicato. Non so poi se va la classifica russa. Purtroppo è una situazione complicata. Purtroppo si è messa male. Dobbiamo secondo me dobbiamo tifare domani per un pareggio. Esatto. E poi Legia Varsavia che eventualmente pareggia o batte direttamente i russi. Mi sembra in Polonia. Aspetta, sì. Polonia, sì. Allora è una partita, vabbè. La verità, caro Arturo, è che purtroppo il Napoli ha perso nuovamente, a prescindere adesso. Scusatemi un attimo, break tassativo e ripartiamo.